Benvenuti signori in questo nuovissimo video di Far Cry. Ehi, guarda che belle scarpe che hai. Ho fatto anche una mezza rima. Allora, andiamo. Oggi ci troviamo in questo bellissimo posto. Se sentite uno strano rumore di sottofondo è il mio PC. Cazzo è sta roba davanti? Se riscendi? Ma era. Ah sì. No, perché Far Cry 2 mi ha rincoglionito rispetto a Far Cry 3. Ok, non ho capito dove minchia devo andare, ma va bene. Allora, sì, avevamo finito l'episodio che stavamo scappando da qui. Abbiamo fatto il cambio di veicolo perché avevamo un jeep di merda davanti a noi. Bene, che dire, sì, settimana scorsa abbiamo avuto tanti problemi. Ficchiamoli sotto. Tanto non se ne accorge nessuno. Shh, voi non avete visto niente. niente. Ah sì, stavo dicendo che praticamente sentirete un rumore di sottofondo ed è la nuova ventola che praticamente mi aiuta a tenere il PC a una temperatura quantomeno decente. Perché è verde? No, tizio, io non ti voglio uccidere. Va a fare in culo tutti e due. Mi prende per il culo cosa? Scusa un attimo, sto sbloccando. Ehi, dannato fucile di merda. Vaffanculo. Sblocca di cazzo. Sbloccati! Fucile di merda! Dobbiamo aggiustare la nostra macchina? Niente, praticamente sì, è vero, la settimana precedente vi ho lasciato con un solo video, uno solo purtroppo, mi dispiace, ma Scarecraft ha avuto un problema serio, per la quale il suo PC adesso non è nelle sue mani. No, no, non si è rotto di nuovo, niente di eccezionale, cose private, insomma, che non posso dirvi. Vabbè, in ogni caso passiamo ad altro. Cercherò per quei giorni di intrattenervi con video ra a random. Forse. Forse. Se riesco a registrare qualcosa. In ogni caso, cioè, praticamente aprile è quasi finito, quindi. No, scherzo. Aprile, siamo a metà, quindi teoricamente sarà così per tutto il mese di aprile, mi ha confermato Scarecraft. Poi forse a maggio. Si darà qualcosa. In ogni caso per ora, al posto di Minecraft vedremo qualcosa. Vedremo qualcosa. Siamo fortunati a dire che vedremo qualcosa. Andata. Puttane. Figa, ma non posso sbloccare sto coso. Sì, lo so, ho dovuto rompere anche la mia macchina. Da cacare il cambio sta merda. Della serie come passo adesso. Aspettiamo che le fiamme si defiammano. Mio. Che si
frutta. In ogni caso dovremmo farcela a piedi. Comunque, di recente ho provato nuovi giochi, Far Cry 3 e Lara Croft, quello nuovo. Bel culo che gli hanno fatto a Lara, bel culo. No, vabbè, in ogni caso comunque sono giochi abbastanza belli, pesanti da registrare, a malapena riesco a farli partire. Forse Lara Croft potrei. Ed è un potrei come grosso come una capanna. Dannato stronzo, dove scappi? Comunque è molto più macchinoso, ho notato, Far Cry 2 rispetto a Far Cry 3. Far Cry 3 è molto più fluido in tutto, anche nei movimenti in sé. Infatti la prima cosa che mi fa sbroccare di Far Cry 2 è questo. Poi vabbè, la mira assistita mi aiuta. Mira assistita che in Far Cry 3 non esiste. Infatti sparare con l'arco è un miracolo. Se riesci a uccidere qualcuno, hai fatto proprio il miracolo dell'anno. Bene. Stiamo cercando di andare in un punto, non ho capito dove cazzo stiamo andando, ma va bene. Noi andiamo. Stiamo seguendo la freccia rossa che è tipo 1 km da noi. Che si fotta, questo è un safari. Acqua. Lo sento, c'è acqua. No, non c'è acqua. Siamo sulle dune pseudo-desertiche abbandonate. Non ci sarà nemmeno l'acqua per noi qui. C'è qualcuno? Il brutto è che non possiamo lanciare dei fottuti sassi di merda per distrarre le guardie e metterglielo in culo da dietro. No, non sappiamo che succede, restate in posizione. Non vede niente. Cos'è stato? Nella serie il tizio mi sta guardando, ma non mi caga di pezza. Ci curiamo? Non so dove è andato il tizio. Certo, ore 6. Come no? Quella granata sta camminando. Fucile e pistole e omino stanno camminando. Comunque sì, credo di aver finito il razzo, i razzi, l'RPG, no. Ok. Fottuto stronzo. Ah no, eccolo l'RPG. Che cazzo? Volevo morire.
C'è un cecchino lì su. Corriamoglielo per metterglielo in culo. Andare più avanti, devo. Non mi ricordo che cazzo era. Sì, dovevo segnalargli che dovevano bombardare un altro punto. Allora, dov'era? Senti, ci siamo sopra. Che cazzo? Muori, merda. Abbiamo distrutto il tutto. Bene. Credo sia tipo l'ora di scappare. Della serie non c'è un cazzo. Questa zona quindi si chiama Oasis. C'è una fermata del bus a destra. Si premo sempre A, non so perché. Andiamo al... Bentornati. Ok, salva e continua. Warren accetta. Badger ti è stato salvato, ok. Siamo tornati in una cittadina di merda. Nella serie dovrei andare a comprare qualcosa. Tiriamo fuori la lametta. Hey. Da bar. Salve pure a lei. Perché ho sprecato miliardi di munizioni? Capisco perché. Guarda quest'idiota. Via, è area riservata. Area riservata? Minchia. Certo, fratello. Non ho tempo per queste cazzate. What
tanto la stecca in mezzo, quella non è un'arma. Che tristissima battuta. No, questo è un salvataggio. Io non Dovremmo. ho mai impedito. Tu pensi che io controllo tutto in questo paese? Ah, le stronzate, se prenderanno quei soldi non rimarrà niente. Noi dovevamo averli. Il vecchio re è venuto da noi. Stai dando una bella lezione alla PR. Arrivi al momento giusto, amico. Dai, avanti, sparate, che c'è? Sai che questo paese del cazzo una volta aveva un re, dico sul serio, amico. E l'ombra si era fatto arrivare una barca di denaro dall'Europa all'epoca. Poi è sparito, ma ora è tornato e si è portato dietro i soldi. Molti soldi. Quel denaro viene dalle nostre miniere, è nostro. Sì, vaglielo a dire. Il tesoro è in un'oasi nel deserto a nord-est. Milioni di dollari nascosti sotto un telone impermeabile. Il tutto protetto da quegli stupidi della PR. Cioè serve un cabron senza nome come te che scopra dove sono i soldi e mandi un messaggio con la posizione. Non toccare il tesoro, non il tuo. Tanto non ce la fa a portarlo da solo. Immagino. Vabbè, insomma, Il vedo. re crede di sistemare la discendenza prima di morire, di passare il trono a suo figlio. Non succederà mai, non finché sarà vivo. Bene. Dammi il foglio. Su. Chiaro? Attacca l'oasi, uccidi le guardie, usa il cellulare per indicarci la posizione. Andrà tutto bene. Senza me lo devi fare. Ciao, comunque, grazie Nessuno ne per sa un cazzo, capisci? Se gli UFLL ti vedono, sparano a vista. Sei tutto solo, bimbo. Sono sempre tutto solo, ho capito. Noi ci avvieremo soltanto lì, non faremo la missione Ultra Power LOL. E tipo, ridammi la mazza e tutti i miei armis. Grazie. Necessita di un veicolo a ciclomotore. Quella macchina di merda potrebbe andarmi bene, amico. Abla. Ciao, sono Flora, vorrei parlarti. Vieni sulle colline, a Lakeside. Flora, vengo dopo. Prima devo fare una missione per la Plur. Allora, devo prendere il mezzo, devo fare anche un giro a 360. Che merda. Prendiamo la nostra carretta di merda. Avviciniamoci al punto rosso, sì, rosso. Qui c'è il cessate il fuoco, niente cazzate. Devo fare il giro largo. Il mio problema di questo gioco, che non si è presentato con il 3, è che. Aspetta, non mi dice il rosso, il giallo, il blu, il verde. Guardando le posizioni si dovrei andare dritto. Questa è una cosa strana. Andiamo avanti qui a destra. Adesso non posso proprio fregarmene dei diamanti. So che mi servono per acquistare armi, ma per ora preferisco prendermela nel culo. La cosa triste è la mancanza di monti, ma va bene, Africa non dovrebbe essere una zona ultra ipermontuosa, non siamo nell'Himalaya. Però qualche fighissimo paesaggio come si presentano in Far Cry 3 sarebbe piaciuto, insomma. Buche, no, non ne risento. Devo caricare il mondo, che palle. Se non carico il mondo, ragazzi, purtroppo è la pecca del gioco, carica a pezzi il mondo. Ed è per questo anche che questo gioco non ha avuto lo stesso successo che sta avendo il 3.
comunque essendo un gioco del 2000 e qualcosa, cioè abbastanza recente, non era al passo coi tempi. Eccoci qua, finalmente. Perché giusto i giochi, ecco, altro caricamento. Neanche GTA San Andreas aveva caricamenti così lunghi. Meglio correre. Ma al solito ho le scarpe più belle del mondo. Qualcuno che non vuole spararmi. Vediamo quanti è. Abbiamo un altro posto di blocco davanti. Altro ennesimo caricamento. Dai, mi prendi per il culo. Ancora. Non comprendo l'utilità di tutti sti caricamenti di merda. Ma va bene, insomma. Diciamo che anche se Far Cry è una bella serie, cioè sto facendo una bella serie su Far Cry, è la serie che diciamo più mi trista, diciamo, che mi annoia. Perché è un bel gioco. Però non è. Non cattura come sta. Mi ha stregato il train in pochi istanti, praticamente. Ennesimo caricamento di merda. Vabbè, sempre dritti mi sembra da qui in poi. Dovremmo sicuramente fare un altro caricamento. No. Bene, sempre nell'oasi. Maledetto razzo di merda. Ma al solito la mia macchina fa una brutta fine quando viene attaccata. Ormai ci sono abituato. Poi boh, vabbè. Questo gioco è più uno corso contro il tempo che un gioco da potersi godere. Perché bisogna sempre avere le pillole a portata di mano e stronze del genere. Beh, che finora giusto. Se non in fase di trama ho avuto un attacco della malaria, ma. Arma di merda. Forza. Scordatelo, tieni la posizione. Sì, lo so, non devo farla esplodere, ma che si fottano. Aia, 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 aia.
Corri. Ok, non dovremmo avere altri problemi davanti alla nostra strada. Poi la guida, vabbè, è un'altra pecca del gioco, ma vabbè. Tutta roba già risolta nel 3. Ok, siamo nell'oasi di nuovo. C'è una stronzata che si può fare al volo. Lo vedremo adesso. Siamo sì un pochino ancora troppo lontani. Dovremmo proprio andare sulle dune. Spegniamo la luce. Ruine. Un attacco diretto è sconsigliato. Sapevo di dover salvare prima, mi sarebbe convenuto. Per non avere un episodio della Madonna. Riprendiamo la mappa tra le mani. Sempre dritto lì. Sei sicuro? E che ne so. Merda. Raffiche brevi ma mirate. Cazzo, pistole di merda, chi è che mi fornisce sto ciarpame da 4 soldi? Figa, un'arma di merda, eh! Armi di merda, me le danno dappertutto ormai. Vabbè, teoricamente dovrebbero essere finiti.
Spillolar time. Hop. Ok. Sì, sotto le nostre spalle. Certo, sotto le nostre spalle, davanti a noi sotto. Così ho. Ah, merda! Dove? Sono finito. Oh, oh. Sì, questo è l'oro. Obiettivo aggiornato. Quindi si rientra la missione. Nemmeno sarà finita, vaffanculo. Abbiamo delle molotov. Niente. Ah sì, le granate, siamo a massimo. Saliremo, adesso lo metto in culo. No. No, è il nostro giorno fortunato. Va bene ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao.